Giorgio De Matteis, prima conferenza delle opposizioni, si parte dal piano di ricostruzione, un piano da rivedere secondo quelle che sono le osservazioni degli ordini professionali. Si parte da quello che è il tema fondamentale della città per i prossimi anni, cioè la ricostruzione stessa della città. Il piano di ricostruzione ne rappresenta il punto nodale, riteniamo che sia giusto che sia la città ad esprimersi ancora prima di esperti, sia pure interessanti e importanti come quelli indicati al ministro Barca, con il quale ho avuto un primo incontro la settimana scorsa. Naturalmente questo piano, prima di poter essere avviato ad una valutazione più ampia, deve essere valutato in sede locale, con tutte le osservazioni che giustamente sono state formulate da associazioni di categoria, ordini professionali, quindi ritornare a quella che è una normale procedura di partecipazione della città stessa, fare in modo che venga affrontata in maniera adeguata, fare in modo che il Consiglio Comunale riassuma un ruolo che non ha avuto in questi ultimi 3 anni, reale, con la costituzione di una commissione che peraltro è possibile prevedere all'interno del regolamento stesso del Consiglio Comunale, una commissione che si occupi in maniera specifica della ricostruzione, senza sovrapposizioni ma senza neanche avere idee precise come oggi è accaduto, quindi una commissione che sia composta da maggioranza e opposizione e minoranza in Consiglio Comunale, a presidenza della minoranza in termini di garanzia e di controllo, e che possa essere il trade union tra il Consiglio Comunale, Giunta e la città stessa. Credo sia necessaria, esiste in provincia, esiste in regione, è incredibile che non sia esistita ad oggi dentro il Consiglio Comunale, e poi affrontare i temi all'interno del comune stesso molto spinosi, che sono quelli del Dipartimento Sisma e Ricostruzione, economico-finanziario e del personale. Abbiamo avuto già i primi contatti con i dirigenti di questi servizi e in settimana approfondiremo con loro i temi più spinosi, le priorità, le difficoltà e le situazioni che debbono essere affrontate con emergenza e urgenza per essere risolti. Noi auspichiamo che ci sia una opposizione che svolga il ruolo che è stato assegnato all'elettorato nel migliore dei modi, cioè la capacità di essere propositiva, di andare oltre quelli che sono gli schemi di scontro e conflitto ai quali ci ha relegato l'attuale amministrazione riconfermata negli ultimi anni, però questo non vuol dire naturalmente che noi rinunciamo come coalizione al nostro programma, anzi l'azione che noi svolgeremo sarà proprio quella di vedere fin dove e fin quando ci si può confrontare per realizzare quel programma che noi riteniamo adeguato alla città, al quale non rinunciamo evidentemente visto che siamo in Consiglio Comunale. La maggioranza già sono iniziate le prime fibrillazioni per gli assetti di giunta. Sì, era prevedibile, d'altra parte le tante promesse effettuate, le numerose prebende che dovevano essere assegnate cominciano a creare i primi scricchioli di una maggioranza che presenta delle grosse difficoltà. Già questa ipotesi di allargamento della giunta, di richieste di direttore generale, testimoniano queste difficoltà. Era purtroppo prevedibile che questo accadesse, ma assolutamente noi faremo in modo che questo non crei problemi ulteriori al Comune, sia in termini di spesa ma anche di organizzazione. Peraltro si tratta della prima clamorosa presa in giro nei confronti della città, quando già 8 assessori sarebbero più che sufficienti e una miglior riorganizzazione del sistema burocratico e amministrativo sarebbe la cosa migliore da fare. Piuttosto che aumentare la confusione, sarebbe utile magari diradare le nubi e affrontare il tema dell'organizzazione in maniera più adeguata. È anche uno dei motivi per i quali andremo a parlare con i responsabili dei vari settori per capire come lavorarci sopra, perché se questa è l'ipotesi che oggi viene ventilata, si capisce bene che l'aumento del numero degli assessori serve per tacitare le richieste che vengono formulate dai partiti, che evidentemente sono stati poco accontentati, e questo è un altro degli elementi che non ci fa pensare bene per il prossimo futuro, con una maggioranza che avrà queste fibrillazioni come le ha avute nella passata legislatura e dalla quale potete stare certi non ci sarà la stampella di nessuno dell'opposizione, ma non perché non sia giusto, ma perché se andiamo sui temi, i problemi della ricostruzione della città, ben venga il confronto. Se dobbiamo essere stampella di una maggioranza che proprio perché non è capace di rispondere alle promesse fatte nei confronti dei vari partiti non è in grado di essere maggioranza, questo se lo potranno scordare.